Tra poco c'è Flor su Boing. Iniziano i telefilm di Boing. Capisco, signorina Delfina, che cosa succede? All'improvviso si preoccupa per me, le sto simpatica, mi vuole bene. No, per niente. Anzi, preferirei che fossi a 10.000 chilometri da questa casa. Ma qui i ragazzini sono molto affezionati a te. E quando sarò sposata con Federico non voglio occuparmi di quelle specie di demoni. Com'è materna lei? Grazie. Don Fridger. Federico. Proprio voi stavo cercando. Una di voi due mi sa dire a chi appartiene questa scarpa. Il costume che ho comprato ne aveva due paia. Va bene, no, perché siccome l'ho... l'ho trovata qua e... Sì, perché io l'ho dato a Florencia per farlo pulire, perché si era macchiato un po'. Che succede, Federico? Non capisco, lei viene nella mia stanza, rovista, vede una scarpa, la porta via. Ho mai portato via dalla sua stanza qualcosa senza il suo permesso? Tranquilla, Florencia, io ho semplicemente trovato uno dei tuoi amuleti, te l'ho portato qua e l'ho... L'ho? L'ho appoggiato, mi è caduto e così ho scoperto la scarpa e volevo solo sapere di chi fosse. Stai recuperando oggetti perduti, che simpatico. Cos'è questo, un interrogatorio? No... No, amore mio, per niente. Non voglio discutere per queste scemenze, cosette, amuletini. Ma cose scemenze? I miei amuleti non sono affatto scemenze. No, certo, certo, hai ragione. Andiamo, lasciamo pure Flor con le sue cosette. Andiamo, amore mio. Che stupida che è. Florencia con le sue cosette. Che fai con la moto? Io ti spacco la testa. Hai visto che è successo alla macchina e ti lamenti per la tua moto? Ma lo sai tu a chi ti tocco la faccia, dai, eh? Dai, fammi vedere. Dai! Ci vediamo. Hai paura, eh? Incosciente! Nico, è meglio che prepari l'assicurazione, sai? E sì. Il libretto, perché... Ma tu non hai tutte queste cose. Che c'è? Non è vero che tu avevi il libretto e che tuo fratello te l'aveva prestata? Sei un bugiardo, Nicola, sei sempre la stessa cosa! Ferma, ti voglio spiegare, Clara, ferma, non te ne andare! Tutto questo! Pensa quando racconto a Franco quello che è successo! A Franco? Sì, Franco. E tu non mi hai detto niente. Te l'avrei detto, Clara, te l'avrei detto. Ma con quello che è successo mi sono dimenticato. Bene, quando lo vedi digli che gli voglio parlare. Che altro può succedermi? Sì, sì, che fai un altro danno alla macchina? Ma che mi importa, che mi importa? E tu mi vuoi dire che facevi con quel mezzo matto? Comunque, Greta, io sono venuta qui per uno scambio, non per andare a scuola. Nai, voi fate tutte le lezioni di tedesco in questo momento qua. E Floresienta anche. No, se Greta. Volere essere assistente mia, dovere sapere tedesco a perfezione. Sì. Non essere vero, no, Fra? Sì. Greta. Ma ti sembra che con tutte le cose che ho da fare in questa casa io debba studiare il tedesco? A me sembra carino che impari il tedesco con me. Devi imparare. A me piacerebbe sentirti dire, per esempio, ich liebe dich. Ich che? Ti amo. Concentrare molto, molto, molto. Spero che non voglia dare le sue ridicole lezioni nella mia cucina, no? Perché non va nella stanza giochi? In stanza giochi avere molti giochi e distrazione. Quindi lezioni a stare qua, proprio in cucina. Che peccato, mi manca la carta. No, non servire carta. Perché prima mettere lapis in bocca per imparare pronuncia. Parlare molto veloce e non capire niente. Quindi prima parola che imparare è essere arrivederci in tedesco. Auf Wiedersehen. No, in tedesco. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Chi è? Avanti, signore. Che desiderare? Consegna per Thomas Fritzen. Fritzenwalden. Venire. Io fetere che essere questa. Una firma. Qui, è qui il codice. Il codice. Firmare è anche questo. Ricevuta? Sì. Ricevuta e documento. Buon divertimento. Grazie. Dankeschön. Guarda cosa ho vinto con il concorso delle merendine. Questa voglio mandarla a Roberta. Come mai? Davvero? Sì, perché lei non ce l'ha. E io ne ho moltissime. E le ho promesso che gliel'avrei regalata. Che bravo. Quindi questa è per lei.
Per favore, Antonio, portare biciclette senza giochi. Avere faccia da fattorino? Ma per favore, faremi un favore, non protestare sempre e portare biciclette. Io mai vincere niente. Mai vincere io niente. Io sì, io sì. Ma solo questa. Ah, chi è Zera adesso? Pronto, famiglia Fritz Walden, cosa desiderare? Martinuccio, quando tu tornare? No, 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 qui nessuno sapere niente di niente. No, fammi parlare. Non sapere. Che strano, eh? Quando mi fisso su qualcosa sono insopportabile. Perché lo dici, per Flor? Lo dico per la scarpa. E questa cassaforte, non sapevo che fosse lì, non l'avevo mai vista. No, non la uso mai, visto che ce ne sono altre. Perché metti lì la scarpa? Hai paura che te la rubino, che se la prenda un collezionista, un travestito? Mi prendi in giro? Sì. Che stupido. Pronto? Ciao, Federico, come stai? Puoi passarmi Florenzia, per favore? Aspetta un secondo. Florenzia? Flor, al telefono, è per te, Facundo. Senti, no, non lo so, non risponde, non c'è, mi dispiace. Dai, Federico, non ci girare intorno. Sarebbe molto più facile se mi dicessi che è innamorata di Franco. E lei che te l'ha detto? Non fare l'innocente. E comunque non è bello che uno dei padroni di casa faccia innamorare la ragazza che deve occuparsi di lui. Ma sono cose che succedono. Ma che ti viene in mente, imbecille? Perché non chiami più tardi? Ehi, ma che sta succedendo? Che ti ha detto? Niente, non mi ha detto niente. Flora, vieni, per favore, dovrei dirti una cosa. Devo andare dalla bambina. Ma non è possibile. Ah, guarda cosa ho fatto con il tuo vestitino, cara. Il tuo vestitino non c'è più. Dominique? Dominique, sono Flor. Vuoi parlare con me un attimo? Piccola, che ti succede? Gli addii ti fanno tristezza? A me... anche a me fanno tristezza, ma vuoi che ne parliamo? Piccola... Flor... non vuoi andare via da questa casa? Io non sapevo che significasse avere una famiglia, e specialmente vivere con te. Beh, ma di gente come me ce n'è molta, in tutte le parti del mondo, sul serio. No, perché tu non hai mai rivelato le mie marachelle. Come le mie bambinaie. Neanche quando ho comprato vestiti. Shh, non dire queste cose. Non devono sentire neanche le pareti di questa casa. Flor, tu che puoi fare tutto. Fa che io rimanga. Beh, sai, non so se... non ti posso promettere niente, ma farò tutto il possibile per farti rimanere. E cercherò di prendere tempo in qualche modo, perché te lo meriti. E se non posso, vado a smontare l'aereo, così non ti porterà via. Sì, io ti aiuto. Dai, tu mi aiuti, un bacino. Sì, però promettimi che farei qualcosa. Farò qualcosa, farò qualcosa. Non ti preoccupare, però. Adesso vai da Gretina alla sua lezione di Auf Friedersen. Franco, dimmi una cosa, c'è qualcosa che sta succedendo con Flor che io
Io che ne so. Sono innamorato, già lo sai. No, no, un momento, tu lo sai che quello non è amore. Quello che senti è solo una fantasia. Chiamalo come vuoi, ma non mi è mai successo così. Ti giuro che la vedo e mi prende qualcosa qui, nella pancia, che mi piace. Mi piace quando sorride, quando parla con i ragazzi, quando sta male, quando è nervosa, quando è triste. Suppongo che questo sia essere innamorati. Non lo so. Bene, comunque stai tranquillo che non le dirò niente. Beh, a meno che... A meno che cosa? Non so, che lei provi la stessa cosa per me. In quel caso saresti felice o no, sei mio fratello. O pensi di dirmi che siamo di classi sociali differenti, altri stupidaggi? No. No, penso... Penso di no, se lei ti... Se lei ti amasse, io sicuramente ti appoggerei. Sei grande, fratellino. Sapevo che mi avresti detto questo, lo sapevo.